Oggi abbiamo Simone Martinelli, vice di Mister Filippini, ai nostri microfoni, e come sempre facciamo anche col mister un commento intanto a questa partita. Quindi una partita ben giocata da parte nostra, le ragazze sono state veramente molto brave, è una partita complicata perché il Brescia è una squadra molto forte con giocatrici abili, però devo dire che dal primo minuto sono entrate col piglio giusto, si sono comportate veramente bene, sempre molto concentrate, molto attente, hanno fatto un'ottima partita meritando credo la vittoria. Sì, tra l'altro hanno difeso quel gol di vantaggio che poi ha resistito fino al 93esimo fondamentalmente al raddoppio di Barci, quindi credo che vada sottolineata la prova difensiva della vostra squadra che è partita già dagli attaccanti, come spesso si dice. Sì, sicuramente, diciamo se vogliamo trovare un piccolo difetto alla prestazione di oggi, però con la molle di gioco che abbiamo espresso dovevamo riuscire a portare a perlomeno il vantaggio a due reti già all'inizio del secondo tempo per poter giocare un attimino più tranquille, però diciamo sono state veramente brave, soprattutto attente, concentrate lungo tutto l'arco della partita, per cui abbiamo meritato di vincere. Dalla scorsa partita abbiamo visto questa mossa di Tardini che di fatto fa la terzina destra, anche oggi vedendo Oliva e Tardini sinceramente mi aspettavo Oliva arretrata e Tardini più avanzata, invece il contrario. Da dove nasce questa scelta? È motivata soprattutto dal partire dal basso, forse Tardini ha qualità diciamo più spiccati in impostazione, o insomma qual è la motivazione che sta dietro a questa vostra mossa tattica? Sara sicuramente è una calciatrice dal punto di vista tattico molto intelligente che sa ricoprire più ruoli, ha le caratteristiche giuste per farlo, come dicevi tu, può garantire anche un'uscita in costruzione un po' più pulita e lineare, però diciamo è nato anche da un po' di esigenze che avevamo proprio a livello numerico, perché purtroppo abbiamo avuto qualche infortunio nell'ultimo periodo, però adesso insomma le ragazze stanno rientrando, per cui poi il mister valuterà cosa fare. Tutto questo per sottolineare anche l'ottima prova di Oliva di oggi, che ha spinto tantissimo, così come Mel, che non è una novità. L'ultima domanda: avete in casa la capocannoniera della Serie B, oggi si è presa la vetta con una doppietta, sale a 18, e è merito di Caterina, con grande applicazione va a cercare ogni gol, però sarà anche merito di chi la mette nelle condizioni. E sicuramente insomma Caterina ha delle qualità realizzative, delle doti non comuni, l'ha già dimostrato nel campionato scorso, lo sta dimostrando ampiamente anche quest'anno e riesce a finalizzare la mole di gioco che la squadra crea.